Salve a tutti popolo di sport e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in Mini, la serie che si pone l'obiettivo di racchiudere sotto i 5 minuti un argomento. Oggi sto sbagliando tutto, ma comunque, detto ciò, oggi parleremo di che cosa? Della BIA e della plicometria. Perché, come, quando? Allora, innanzitutto andiamo subito ad analizzare i due strumenti. La BIA, una bilancia molto particolare che sfrutta di base una piccola corrente elettrica che passa dai piedi alle mani e serve per calcolare e valutare i vari indici, le varie percentuali e i vari chili, ok, delle varie strutture: massa grassa, massa magra, tessuto osseo, liquidi. La plicometria invece si fa, ed è qualcosa appunto, la BIA è qualcosa di totalmente digitalizzato, mentre la plicometria è qualcosa che è estremamente manuale. Sfrutta praticamente questa molla, possiamo dire, e questa pinza che pizzica alcuni punti ben determinati per capire esattamente che quanti millimetri di ciccia, ok, di tessuto adiposo c'è in quella data zona. Dopodiché vengono messi in un programma, vengono caricati e ci può dare che cosa esattamente le percentuali di massa grassa e di massa muscolare. Ma che cosa succede di massa grassa di base? Ma che cosa succede? Questi due strumenti perché vengono utilizzati? Perché della stesura di un programma, comunque di un PT o di un kinesiologo, questi strumenti devono essere, non dico all'ordine del giorno, però su un soggetto devono essere periodici. La BIA serve per calcolare, come ho detto prima, nel dettaglio tutto quanto. Con la plicometria invece possiamo che cosa? Trovare il riscontro anche a livello manuale. La BIA, come la plica, hanno dei pro, come la plicometria, hanno dei pro e dei contro. La BIA, per esempio, se un soggetto ha bevuto, se è un soggetto che sta facendo uso di creatina, se è un soggetto che ha mangiato carboidrati, se è un soggetto, per esempio, che ha cambiato alimentazione, quant'altro, varia, vede praticamente le differenze anche di liquido e di quant'altro, e viene praticamente restituito. Naturalmente, che cosa ha praticamente la BIA che può essere, può influire su un risultato comunque poco veritiero? Che è elettronico, quindi è soggetta ai campi magnetici che sono presenti nella stanza, è soggetta ad usura come tutte le cose. Se ci sono dei fili scoperti o comunque delle lesioni, delle piccole lacerazioni dei cavi, possono essere praticamente, possono dare dei risultati falsati. Se il soggetto presenta delle callosità eccessive su mani e piedi, il risultato può essere falsato. Per questo poi si prende che cosa? La plicometria, e si trova un riscontro anche manuale. B e plicometro devono essere praticamente mandati in contemporanea, non perché la BIA non sia una strumentazione affidabile, anzi è eccezionale ed è quella che praticamente ci dà veramente un resoconto, non dico come una risonanza, però insomma un resoconto veramente istantaneo di quello che è il nostro soggetto. Ma la plicometria serve anche a noi per capire esattamente che punti migliorare e quant'altro. La BIA è varia a seconda i modelli e a secondo il costo. Ci sono delle bilance praticamente che sfruttano la bioimpedenziometria che costano qualche centinaio di euro, ma si possono arrivare anche comunque a BIA praticamente che arrivano anche sui 5, 6, 7 mila euro. Naturalmente, che cosa cambia? Cambia la sensibilità, cambia il software che utilizza, cambia praticamente anche il programma che viene caricato sul computer, perché giustamente poi devono essere elaborati tutti questi dati. L'applica invece, il plicometro, deve essere praticamente un plicometro di buona qualità con una molla, però anche qui possiamo trovare che cosa? Possiamo trovare dei difetti. La molla si può appunto mollare, ok, può diventare più morbida, di conseguenza non pizzica bene. Noi stessi pizzichiamo troppe volte la stessa parte e quindi il risultato può essere falsato. E in più la plicometria come difetto ha praticamente che è totalmente operatore dipendente, quindi dipende da noi. Se non la sappiamo prendere, sbagliamo misurazioni. Se la prendiamo troppo forte, che chiudiamo troppo forte, sbagliamo misurazioni. Se la prendiamo in un punto rispetto ad un altro, sbagliamo misurazione. Se la prendiamo male, sbagliamo misurazione. Se non pizzichiamo bene, sbagliamo misurazione. Per questo bisogna sempre, per avere un quadro completo della situazione, bisogna sempre portare avanti la BIA, ok, in maniera da avere un resoconto anche sui chili, sulla densità ossea, sui chili di massa ossea, veramente, scusate, sulla muscolatura, sui liquidi, sul grasso della BIA, anche grasso viscerale, che è importantissimo, e soprattutto avere che cosa? Un resoconto, o comunque anche con
la plicometria. Detto ciò ragazzi, il video finisce qui, come al solito se volete approfondimenti potete, sono sotto i 5 minuti, se volete dovete, potete praticamente scrivere un commento sotto nel box dedicato, oppure scrivermi in privato sulle pagine di puntosport.fit, trovate il link tutto quanto in descrizione. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle nostre novità. Detto ciò ragazzi, vi lascio un buon allenamento e buona estate da InSport. Ciao!